Siamo con l'avvocato Massimiliano Di Cuia, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Vogliamo occuparci di questione ambientale. Sappiamo bene il dramma che Taranto vive, la questione ArcelorMittal. Beh, la questione ex Ilva di Taranto è uno dei simboli del fallimento del governo emiliano. Questo possiamo dircelo senza dubbio alcuno. Negli ultimi 5 anni il governo regionale e quello nazionale hanno fatto perdere tempo ed occasioni alla nostra città. L'Ilva è stata dapprima commissariata, c'è stata una gara europea per l'assegnazione degli impianti a un investitore straniero. È venuto questo investitore senza dare alcuna garanzia al territorio, dopodiché ci ritroviamo adesso nel 2020 dove eravamo esattamente all'inizio del percorso, cioè con gli impianti sostanzialmente fermi, con meno occupazione, con meno produzione, con dati ambientali assolutamente preoccupanti e non certamente migliorati. Quindi possiamo dire che sono stati assolutamente anni persi per via di una responsabilità precisa e personale del governatore Emiliano, che sul tema ha avuto sempre posizioni ondivaghe, prima per la chiusura, poi per il rilancio, poi per l'idrogeno, quindi non mai una posizione unitaria e coerente di questa amministrazione regionale. Questo ha determinato pertanto un danno gravissimo. Siamo oggi da quello che si apprende in un momento nel quale lo Stato si appresta ad entrare in Ilva attraverso Invitalia. Spero che questo possa essere l'avvio di una fase di investimenti soprattutto sul tema ambiente. Non dimentichiamoci che quando parliamo di siderurgico parliamo di maestranze, parliamo di lavoratori, parliamo di imprese ai quali questo governo non è stato in grado di dare certezze. Stiamo parlando di tante imprese che hanno depauperato i propri patrimoni, dapprima col fallimento della prima Ilva, con l'amministrazione straordinaria, e adesso si ritrovano con Mittal nella stessa condizione. Parliamo di famiglie, parliamo di futuro di tante famiglie tarantine del quale non possiamo dimenticarci. Taranto ha bisogno di certezze, Taranto ha bisogno di capire cosa deve rappresentare nel sistema paese il siderurgico di Taranto. Non possiamo più permetterci di essere sbeffeggiati non a livello nazionale ma a livello europeo. Su questo credo che ci sia una grande occasione, che sono i fondi comunitari sulla decarbonizzazione, perché quell'impianto può essere parzialmente decarbonizzato e quindi l'impatto di quel minerale può essere assolutamente limitato sul territorio, però dobbiamo avere un'amministrazione regionale 1 coerente, 2 forte, 3 in assoluta discontinuità con quella che ci ha governato negli ultimi 5 anni.